Noi oggi, come Dipartimento Istruzione di Fratelli d'Italia, abbiamo parlato di questa proposta che trova consenso in tutto il centrodestra. Noi non è che non vogliamo il giudizio, noi pensiamo che ci possa essere il giudizio e anche il voto per una necessità di semplificazione e di chiarezza che chiedono le famiglie. Questa idea nasce da un ascolto continuativo e fisso di tante realtà, di tanti docenti, di famiglie che non si sono trovati bene con i nuovi giudizi che sono stati introdotti nella scorsa legislatura, tipo base, avanzato, intermedio. Ecco, ci possono essere anche altre tipologie di giudizi, come sufficiente, insufficiente, discreto, ma io penso che il voto più un giudizio che possa essere complementare al voto, possa portare a una valutazione più completa. Il voto non ha, secondo me, un connotato negativo, come alcuni dicono, né deve stressare, il bambino, lo studente, deve essere anzi un motivo per migliorare. Nessuno pensa che, il voto abbia una natura sanzionatoria, sarebbe assurdo. Bisogna sdrammatizzare, se uno ha un voto insufficiente, bisognerà stare molto vicini a questo studente, a questo bambino, nel caso delle primarie, per portarlo a un voto migliore. È una cosa molto semplice, di buon senso, e non ha nessun intento punitivo, né tantomeno crediamo che possa provocare stress. Un brutto voto deve provocare, secondo me, voglia di migliorare, anche perché poi nella vita i voti arrivano senza ipocrisie. Io penso che questo governo abbia dimostrato una discontinuità con i governi precedenti per quanto riguarda la retribuzione degli insegnanti, perché lo scorso anno, quando ci siamo insediati, c'è stata la prima conclusione di un contratto con un aumento, e quest'anno nella legge di bilancio c'è la possibilità di avere ulteriori aumenti e anche degli arretrati, e quindi io penso che questa sia la linea da seguire. Poi ovviamente l'obiettivo è sempre quello di migliorare, però già questo stanziamento direi che è molto importante, soprattutto, come dicevo prima, detta una linea di discontinuità con il passato. Noi, per quanto riguarda i docenti di sostegno, siamo molto sensibili al discorso della continuità didattica, perché crediamo che gli studenti con disabilità abbiano bisogno di avere una cura particolare, e quindi avere lo stesso insegnante che li segue in un percorso è una priorità. Già il ministro Valditara, all'inizio di questo anno scolastico, ha proprio provveduto a far sì che gli insegnanti di sostegno avessero una possibilità di aumentare la continuità didattica, cioè di rimanere nei luoghi là dove erano stati assegnati. Continueremo su questa strada. Noi nell'educazione civica sicuramente vogliamo inserire delle nuove linee guida che tengono un po' conto delle emergenze, e quindi si è parlato molto, anche il ministro ha parlato di cultura del rispetto, di cultura della differenza di genere, accettazione dell'altro da sé. Poi naturalmente un'altra innovazione è l'educazione finanziaria, su cui questo governo punta molto, perché nelle varie gradazioni, nei vari gradi di scuola, noi dobbiamo far sì che i ragazzi capiscano le regole elementari della finanza, del risparmio, della previdenza, e poi, per quanto riguarda le donne, un modo per evitare certe violenze di tipo economico che magari sono all'origine della violenza di genere. Oltretutto, sempre per noi l'insegnamento della Costituzione e il rispetto dell'ambiente e anche il rispetto degli animali, che riteniamo molto importante.